No nordeste do Uganda, ergue-se a quase finalizada Catedral da Divina Misericórdia. É a nova catedral da Diocese de Moroto, com dimensão para acolher 3 mil fiéis. O novo templo situa-se na região do Caramoja, com uma população seminómada que se dedica à pastorícia. ci troviamo a Moroto in Uganda, nella regione del Karamoja, dove abitano i pastori seminomadi chiamati Karimojon. Questa popolazione qua ha abitato in questa regione da quasi 500 anni. I missionari sono arrivati quasi 100 anni fa, 90 anni fa circa e hanno cominciato a evangelizzare questa popolazione seminomade. Non è stato sempre facile perché essendo popolazione che si muove con il loro bestiame É muito difícil de impostar uma pastoral digamos, como se imposta regularmente com, com populações estanciais. Mas após 90 anos de presença e trabalho missionário, a população cresceu, fixou-se mais e deu origem a comunidades cristãs estáveis que necessitam de espaços para celebrar a fé. La cattedrale costruita, la prima cattedrale costruita più di 50 anni fa, è ormai troppo angusta, troppo piccola e già 17 anni fa si parlava di costruirne una nuova o di allargare quella vecchia. Il progetto è andato avanti per anni e anni senza poter essere realizzato finché nel 2014 abbiamo iniziato questo progetto. L'anno che cadeva nel 2014 era l'anno della misericordia e abbiamo iniziato questa cattedrale proprio in questa prospettiva, dedicandola alla Divina Misericordia. Perché? Perché il Caramoggia è una terra dove sono sempre state razze di bestiame, uccisioni, insicurezza, imboscate. Tante persone hanno perso la vita, anche sei missionari sono stati uccisi sulle strade di questa regione. Il Bispo da Diocese, anche il missionario combuniano está confiante que este lugar de celebração da fé será um contributo para a paz e para a reconciliação entre as diversas sensibilidades tribais. E esta chiesa vuole essere non tanto una cattedrale nel deserto, ma vuole essere un oasi di pace nel deserto. Il deserto in tutti i sensi, diciamo, non soltanto fisico, ma anche spirituale e anche umano. La cattedrale verrà dedicata alla divina misericordia porque perché... Chi verrà a pregare in, questo, in, questo, in questa chiesa, in questa cattedrale, potrà avere la possibilità di avere un'occasione uh, per riconciliarsi. Ci troviamo in una zona dove le, uh, le razzie sono ancora un po' uh, sotto come, come sottobosco, sono ancora presenti nel cuore delle persone, più che altro come vendetta. E la vendetta prima di estinguersi ci impiega anni e anni. Noi vogliamo con questo tempio qua favorire questo... Processo di riconciliazione e di pace, una pace veramente profonda, non soltanto assenza di fucili, ma una riconciliazione tale quale, in quanto Chiesa di Cristo, possiamo realizzare. Numeravi regione dove la conflittualità e la violenza stanno ancora molto presenti come forma di risolvere discórdias, la Diocese di Moroto aposta in gruppi di dialogo e partilha. Una cosa molto bella che ho, che ho visto con, con, con i miei occhi è che un giorno ci siamo trovati come, come pastorale di riconciliazione tutte le parrocchie di diverse tribù della zona e insieme abbiamo fatto dei gruppi di, di, di condivisione e si trovavano sullo stesso tavolo nemici per, per, per quanto riguarda la, la situazione locale e hanno parlato della riconciliazione. Speriamo che questo processo possa continuare nel, nel tempo. Una obra che nasce do impegno e di una generosità che supera molto l'ambito âmbito della Non sono io che voglio la cattedrale, non è la gente, ma è qualcun altro, è Dio che l'ha voluta e posso raccontare tanti piccoli episodi, successi durante le fasi di, di, cioè di costruzione. Como são sucessos. Siamo andando sempre regolarmente, sem mai interromper os lavoros, porque man mano que andavamo avanti, arrivavano os aiuti, são sempre arrivati fino adesso É uma coisa incredível. Com uma construção circular, o templo conta com janelas rasgadas que permitem a entrada de luz e do interior observar os montes circundantes. O projeto e desenho do edifício È anche frutto della dedicazione de di un quasi autodidatta da diocese. È alta quasi 28 metri e nessuno si è fatto male fino adesso. Cioè, hanno fatto cose, altro che le protezioni che ci sono in Europa, che devono stare attenti. Più andavano su come praticamente liberi, senza protezione. E io pregavo che nessuno cadesse quando stavano montando la struttura metallica. E così è andata. Temos aqui praticamente um arquiteto que é um contadino que é fez esta chiesa. Não é è laureato ha fatto a quinta elementar in Itália e ele fez é esta obra. Uma construção a decorrer sem acidentes e sem registro de roubos que acontecem por aqui com alguma regularidade nos projetos de construção civil. Tutto il cemento non è, non è stato rubato ma è entrato. Quindi le imprese locali prendono i contratti e poi ovviamente non seguono gli operai, gli incaricati vanno da altre parti e gli operai stessi pur di arrotondare il loro magro salario cosa fanno? Nascondono il cemento, poi lo rubano, quindi fanno le gettate povere. Invece, sono entrati tutti 6.000 sacchi di cemento finora. Sono entrati tutti, quindi, la chiesa è molto robusta. È stata costruita con un criterio antisismico per evitare poi screpature, crepe varie che succedono su questi terreni qua del Caramocia. Damiano Guisetti sente la vita che pulsa nella Diocese. Questa nuova cattedrale è sinal di ciò e stimolo per una Igreja che, pur qui, cresce nella fé e nel no desenvolvimento sociale. Um cuidado das almas que não esquece a dignidade e a justiça social.